L'opportunità delle zone economiche speciali, le ZES, per il rilancio del territorio. E questo è il tema dell'incontro promosso dai gruppi giovani imprenditori di Unione Industriale di Napoli e Confindustria Campania, che si è tenuto nella sede di Piazza dei Martiri a Napoli. Sono state approfondite, tra l'altro, le possibili sinergie per valorizzare al massimo le potenzialità di sviluppo insite nello strumento, in coerenza con le strategie di rilancio industriale delle ZES della Campania. Vittorio Genna, vicepresidente dell'Unione Industriale di Napoli, Alessandro Di Ruocco, presidente del gruppo Giovani Imprenditori dell'Unione Industriale di Napoli. L'importanza delle ZES è fondamentale, zone economiche speciali, quindi dove le imprese possono trovare un territorio dove investire a condizioni agevolate. È certamente un punto di riferimento per lo sviluppo del nostro territorio, in concomitanza con tutti i progetti del PNRR che troveranno moltissimi capitali dirottati verso il sud. Bisogna sfruttare questa occasione in accordo sia con il pubblico che il privato, che quella è la molla fondamentale per lo sviluppo della nostra regione. Le aree ZES sono assolutamente una grande opportunità da cogliere, ad accogliere al pari del PNRR, quindi il PNRR sta seguendo un suo percorso sano, strutturato, e ancora all'inizio di questo percorso siamo nella fase più delicata di investimenti. Le aree ZES sono una opportunità concreta, diretta, oserei dire quasi immediata, per cogliere assolutamente l'opportunità di una crescita, di uno sviluppo sano, duraturo, strutturato, attraverso quindi la semplificazione amministrativa, le agevolazioni fiscali che di fatto fanno in modo che il territorio possa avere una crescita sostenibile. Intervenuto anche Giuseppe Romano, commissario straordinario ZES Campania. Crediamo che sia un sviluppo determinante, un principio determinante quello delle zone economiche speciali, perché permette agli imprenditori che vogliono allocarsi sul nostro territorio di poter usufruire di vantaggi che sono di due ordini distinti: quello della semplificazione burocratica, che allo Stato rappresenta il vero incentivo per le aziende che intendano fare investimenti, perché consente loro di avanzare un'unica istanza sullo sportello digitale del commissario, dal quale promana un unico provvedimento che è l'autorizzazione unica prevista dalla norma.